Salve amici. Beh, quello che state per vedere non è né provocatorio. Sono dei dati di fatto, cari amici. Ok? Perché hanno bruciato i miei sacrifici e quelli di tanti, tanti, tanti commercianti, no? Come me. Adesso ve li faccio vedere che fine faranno. Adesso ve li faccio vedere. Perché quando poi ci si rompe i coglioni, no? Come mi sto rompendo adesso i coglioni, ok? Adesso vi faccio vedere come si libera un magazzino. Perché visto che hanno bruciato i nostri sacrifici, adesso vi faccio vedere, amici, cosa succede durante una protesta con i controcoglioni, perché siete tutti dei vigliacchi e dei parassiti, perché non so più che farmene, Abbiamo merce nuova proprio, guardate. Merce nuova. Hanno distrutto praticamente una nazione, brutti bastardi di merda. Brutti bastardi di merda che non sono altri. Brutti bastardi. Brutti bastardi di merda che non sono altri. Brutti bastardi. Luridi e schifosi. Luridi e schifosi, luridi e schifosi che non sono altro. Che vi credete che io scherzo? No, io non scherzo, amici miei. Io non scherzo, amici. Io non scherzo, amici. Che vi credete? Bruci Babilonia! Eccoli qua, e ancora non avete visto niente. Ancora non avete visto niente. Ancora non avete visto niente. Ancora niente. Hanno distrutto 30 anni di lavoro e chi i miei abiti? E chi i miei abiti, brutti bastardi? Le cerimonie sono tutte ferme. Che cazzo me ne devo fare più? Che cosa me ne devo fare più? Che cosa? Che cosa me ne devo fare più? Ditemi voi che cosa me ne devo fare? Ah? Che cosa? Eccoli qua. Eccoli qua. Non chiacchiere. Non chiacchiere, non chiacchiere, hanno bruciato la mia vita, l'hanno distrutto, brutti bastardi, no ma io non mi ammazzo, io non mi ammazzo, a me mi devono lasciare in pace, a me devono lasciarmi in pace, a me devono lasciarmi solo con la possibilità di riprendermi, non voglio aiuti da nessuno, né di Stato, né dei bastardi che sono. Vorrei solo lavorare, porco Dio. Vorrei solo lavorare. Vorrei solo lavorare. Vorrei solo lavorare. Volevo solo lavorare e non andare ad elemosinare tra un po' un pezzo di pane. No.
State divertendo, no? Vi state divertendo? Divertitevi. Divertitevi. Questi sono anni di sacrificio che bruciano. Anni di sacrificio. Ci hanno messo alla fame. Ok? Un padre quando si trova di fronte alla scelta se far mangiare i figli o pagare un pizzo allo Stato. Dal 2013 che vi avevo avvisato. Adesso non si guadagna più un centesimo. Ma cosa devo andare a fare? Devo andare a rubare a 53 anni. A 53 anni devo andare a rubare. A 53 anni, brutti vigliacchi che non siete altro, brutti vigliacchi e parassiti. Siete bravi a fare i spettatori, eh? Divertitevi, divertitevi, perché ne avete tanto da guardare, credetemi. Ne avete tanto, ne avete proprio tanto. Guardate dove stanno i miei sacrifici. Stanno tutti qua, appesi, appesi, brutti bastardi. Brutti bastardi che non sono altro, appesi, appesi stanno, appesi, 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 appesi stanno, appesi, appesi, qua, 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 brutti bastardi, maledetti, 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 maledetti. Li bruciamo tutti, eccoli qua. Eccoli qua. Li bruciamo. Così finisce questa storia. Ok? Magari avete un criminale in più. Perché oggi di crimine si deve vivere, sì, perché è più facile. È più facile diventare un criminale in un'Italia completamente compromessa. In un'Italia del malaffare. Perché oggi è molto più facile vivere disonestamente che vivere onestamente. È molto più facile, brutti bastardi che non siete altro. Ok? Dove siete? I miei sacrifici tutti appesi qua. Cosa me ne devo fare più? Ma che cazzo ne devo fare più? Che cazzo ne devo fare? Che cosa ne devo fare? Cosa? Cosa ne devo fare dei miei sacrifici più? Cosa? Non servono più, non servono, non serve più niente. Li andiamo a bruciare, li bruciamo insieme. Li bruciamo insieme, brutti bastardi. Li bruciamo insieme. Voglio vedere chi viene da me. Voglio vedere. Voglio vedere chi si presenta da me. Voglio vederlo, voglio guardarlo, voglio guardarlo in faccia. Voglio guardarlo. Ok? Voglio guardarlo. I miei sacrifici, vedete? Questi sono i miei sacrifici. È merce nuova. Ok? È merce nuova. È merce nuova, vedete? Ok? Vedete? Eh? Si è preoccupato mio fratello. Si è preoccupato mio fratello, ecco. No, non ti devi preoccupare tu, caro Gianfranco. Non ti devi preoccupare tu che hai semplicemente postato una testa di Laura Boldrini con la testa mozzata. La testa gliela dovremmo mozzare veramente a tutti sti bastardi, perché a noi ci hanno massacrato, annientato e distrutto. Annientato e distrutto. Annientato e distrutto. Annientato e distrutto. Annientato e distrutto, non ti devi preoccupare, stai tranquillo, così finisce la fine di un commerciante onesto. Probabilmente avranno un criminale adesso in mezzo a loro, perché è più facile comportarsi come loro e non che vivere onestamente, caro fratello. Questa è la verità, ecco qua. Questi sono i sacrifici miei, vedi? Vedi dove sono i miei sacrifici, vedi? Stanno bruciando, l'avevo giurato su Dio, sulla Chiesa, sui miei figli. Che mi lasciano in pace, mi lasciano almeno sfogare. Ok? Mi lasciano almeno sfogare, mi lasciano la libertà almeno di potermi sfogare. Così nel frattempo libero anche il magazzino, perché sai, un magazzino produce debiti. E se io ho mangiato devo ringraziare la banca Mediocrati. Ok? Sembrerà strano ringraziare una banca. Ma non gliene è fregato niente a nessuno, 600 euro. 600 euro per che cosa? Per che cosa? Mi sono sentito solo umiliato con 600 euro. 87 in online. Vi state divertendo? No, divertitevi. Divertitevi, ma non rompetemi i coglioni. Perché prima o poi farete la stessa fine voi. Io non finirò mai di ringraziare Vincenzo. Ecco i miei sacrifici, ve li faccio vedere. Ve li faccio vedere i sacrifici.
Ve li faccio vedere, vedete, li prendiamo man mano i sacrifici della gente, andiamo a casaccio, andiamo a bruciarli, vedete, andiamo a bruciarli, andiamo, perché sono bruciati, perché il 18 sarà una falsa apertura, sarà una falsa apertura, non mi fermerai, Frange, no, non mi fermi, Frange, non mi fermi, Frange, c'è un carissimo amico mio che vuole fermarmi, non esiste che mi fermeranno, sarà una falsa apertura, sarà una, solo un crimine, eccoli qua, li mettiamo uno a uno, guardate, li sfoderiamo pure, li sfoderiamo, li togliamo dalla busta, no? Li togliamo, sono tutti capi nuovi, eccoli qua, nel fuoco, bruciamoli. Anche quando si sequestra una cassetta di frutta non si può dare ai poveri, no, si deve distruggere, e che stato sei? Sei uno stato criminale, e allora, ecco qua, bruci Babilonia. Che bruci, bruci Babilonia, bruci, bruci completamente, eccola qua. Eccola qua, eccola qua, eccola qua. Adesso voglio vedere chi si presenta davanti a me, voglio vedere chi si presenta. Io lo voglio guardare in faccia. Siete dei criminali, siete dei lestofanti, siete dei parassiti di Stato. Solo chiacchiere. Solo chiacchiere. Vorrei sapere se vi siete abbassati di un solo centesimo il vostro stipendio, i vostri privilegi, criminali, la gente ha la fame, siete dei criminali. Ma attenzione che in mezzo ai criminali non siete neanche degni di essere nominati veri criminali, perché c'è gente che può essere più criminale di voi. Ricordatelo, perché voi siete veramente parassiti. Parassiti. E io sono un padre di famiglia, ma posso diventare un criminale. Lo posso diventare per necessità. Per quella necessità indotta da uno stato criminale assassino, un'istigazione vera e propria. No, non mi fermo, Francesco, non mi fermo, Francesco, ti voglio bene, ti ringrazio per la stima. Lo ardo tutto, Francesco, tutto, tutto, lo devo ardere tutto contro questi bastardi di merda, luridi, schifosi, bastardi, bastardi, i miei sacrifici sono qui, stanno ardendo tutti, brutti bastardi che non siete altro. Brutti bastardi maledetti, maledetti, che siate maledetti per sempre chiedo solo la giustizia divina, guardate, maledetti, avete annientato una nazione, avete annientato i sacrifici dei nostri nonni, dei nostri padri, vigliacchi. Vigliacchi, vigliacchi in nome di un'Unione Europea. Quale Unione Europea? Quale Unione Europea? Sapete cosa ha ricevuto il mio collega? Quale Unione Europea dobbiamo parlare? Quale? Quale Unione Europea? Quale Unione Europea? Quale? Ditemelo, eccolo qua. Eccolo qua. Mi avete bruciato. Questo è il mio nome, quello che vedete a terra, vedete? Vedete? Questi sono i miei abiti, i miei capi, vedete? Vedete? Eccoli qua. Eccoli qua, venite. Eccoli qua, vedete, vedete, vedete che fine fanno, vedete che fine fanno, che vengano, vengano, venga pure l'esercito, se mi arrestano faccio ancora più danni da arrestato e se mi sparano, mi ammazzano, ne faccio ancora più danni da morto, pregherò per loro per portarmeli all'inferno però, perché questo è l'inferno, quello che stiamo vivendo, un inferno stiamo vivendo, non c'è più pace, non c'è più pace. Ditemi voi, i miei sacrifici, guardate, di tutto qua. Adesso anche la giubbotteria, guardate, guardate, guardate anche la giubbotteria. Via, via, brutti bastardi che non siete altro. Brutti bastardi, maledetti, maledetto Stato, vigliacco, vigliacco e assassino, traditore di un popolo onesto. Un popolo che ha saputo dare il più grande patrimonio culturale dalla nascita del mondo. Ma non mollerò, non mollerò, perché se mi avete voluto criminale, mi avrete criminale, state certi, non mi metterò in ginocchio di fronte a voi. No, non mi metterò in ginocchio, però dovete lasciarmi in pace. Dovete lasciarmi in pace, quantomeno voglio avere il sacrosanto diritto di poter sfogare, porco Dio. Ok, anche si preoccupano anche da casa, vediamo. I familiari si preoccupano, i familiari si preoccupano per la mia salute. No, sto bene.
perché vi sembro in cattivo stato. Sì, posso essere mal vestito, c'ho gli stivali. Stavo lavorando, però mi sono reso conto che non serve più lavorare. Non serve più. No. Non serve più. Non serve più. Ciao Anna, no, non posso fermarmi, Anna. Non serve più. Ci hanno annientato, Anna. Anna, ci hanno annientato tutti i nostri sacrifici, Anna. Hanno annientato tutto. Non c'è più speranza. È persa anche quella. Persa anche quella, soprattutto. Ti viene la rabbia, vorrei tanto piangere, ma non gliela do questa soddisfazione, non gliela do, non gliela do. Io li voglio chiamare solo parassiti di Stato, criminali, ladri, lestofanti e basta. Che siano a destra, a sinistra, al centro, al PD, sono tutti dei criminali! Siete dei vigliacchi, siete dei traditori. C'è un popolo, una nazione che ha la fame, che ha seri problemi, non ha il coraggio e non ha la verve che posso avere io. C'è gente che non ce l'ha quel potenziale di potersi ribellare perché ha paura e la paura rafforza il vostro potere, l'ho sempre detto e questo l'ho imparato grazie a Panetta. Dopo mille battaglie. A me non interessano le vostre visualizzazioni. A voi, a me interessa che voi comprendiate il dramma. Non deve dispiacere di ciò che sto bruciando. A me interessa che voi comprendiate il dramma che noi commercianti stiamo vivendo. Lo volete capire? Massacrati dalle tasse quando sono stato invitato in TV. Ma quale massacrato dalle tasse? Massacrato dallo Stato! Domenico! Adesso continuiamo perché ce n'è tanta, guardate, i sacrifici sono veramente tanti, tanti, tanti. Anni di duro lavoro, porco Giuda! Porco Giuda! Porco Giuda, anni di duro lavoro, stare seduto qua al torchietto, alla macchina da cucire, hanno distrutto tutto questi bastardi, ma non mi avrete, perché uno di voi lo porterò prima o poi all'inferno con me, lo porterò, che è venuto un caro amico, guardate dietro, no, uno straniero è venuto qui, fermati, no, mi viene a dire fermati, io li manderò, vi manderò all'inferno, uno di voi lo porterò all'inferno, ma un rappresentante delle forze dell'ordine può capirmi se il 27, porco Dio, ti sei pagato! Lo vuoi capire o no? Che io non mi sono pagato da nessuna parte. Ah, eccoli qua i miei sacrifici, guardate. Ah, guardateli tu, tutta Italia deve vederla. Tutta Italia deve vederla, questi sono i sacrifici che finiscono all'inferno. Vedete i miei sacrifici dove vanno. No, voglio vedere chi viene da me, voglio vedere più. Avranno un altro criminale, Sergio. Avranno un criminale questa volta in mezzo alla strada. Olga piange, guarda, piange. Non va lascia. Lo so che Olga piange. Piango anch'io, però non mi faccio vedere. Sapessi come sto piangendo dentro il cuor mio. Fermati. Sono dei bastardi. Sono dei bastardi, sono dei vigliacchi, sono. È gente che non ha. Non ha cuore, non ha, ha fatto del denaro l'unico motivo di vita. Brutti bastardi. Guardate, ecco dove vanno i miei soldi. Ecco, i soldi di un commerciante. Però io non mi incendio come Giuseppe Campaniello, che aveva ben capito, cara Tiziana, no, e si è dato fuoco di fronte all'Agenzia delle Entrate. Ma se proprio dovrò darmi fuoco davanti all'Agenzia delle Entrate, un direttore lo devo beccare, guardate, credetemi. Se devo darmi fuoco davanti all'Agenzia delle Entrate, credetemi che un direttore lo devo beccare e lo devo portare con me. Perché veramente gli devo fare il girone dell'inferno.
Perché magari io non sono stato un santo sulla terra, ma state pur certi che a lui non lo manderò in paradiso. Lo manderò, lo porterò con me all'inferno. All'inferno, quell'inferno dove ci dovrebbero finirci tutti i politici, vedete? Questa era la mia merce. Ok? Stiamo qua a discutere. DCM, DPM, DCC, DPQ, DPQ. Sti cazzi, ho i figli. Ho la famiglia. Brutti bastardi che non siete altro. Bene. Adesso è venuto Sergio. Non mi fermerò di bruciare, però io sono una persona che sa rispettare. Soprattutto le persone che vengono in soccorso, io non le allontano. No, parlerò con lui, state certi, ma continuerò, state pur certi. Vi stacco la diretta, perché i vigliacchi siete voi, senza coglioni. Siete voi, voi che avete permesso con la vostra paura a rafforzare il potere di questa gente veramente leccacule, ignobile, senza dignità, capace solo di massacrare l'ultimo. L'ultimo.